Beh, Gigino, dove stiamo andando? La fastidiosa, oggi una nuova avventura. Una nuova avventura. Di Mauri e la Sardegna. Sta per iniziare. Qua dritto, vero? Sì. Minha mina é feia, mas não tem problema, porque sua beleza é interior. Eu vivo bem com ela sem nenhum dilema. Eu sei que ela é feia, mas eu dou valor. Minha mina é feia, mas não tem problema, porque sua beleza é interior. Eu vivo bem com ela sem nenhum dilema. Eu sei que ela é feia, mas eu dou valor. Às vezes eu me pego observando ela, tentando encontrar o seu melhor perfil, mas ela nem se toca, ainda faz careta. Se acha muito linda, tipo Miss Brasil. As minas do meu bairro ficam de bobeira de ver um cara assim bonito como eu sou. Caiu na teia de uma mina feia. São coisas que acontecem por causa do amor. Quem ama o feio, bonito lhe parece. A beleza está nos olhos de quem vê. Bonita é dar valor a quem merece. Está dentro de você. Quem ama o feio, bonito lhe parece. A beleza está nos olhos de quem vê. Mano, com essa das paradinhas. Bonita dá valor a quem merece. Ok, dato questa la sparatina, da cui nascono gli asparagi e si trova sotto gli ulivi o sotto gli eucalipto? Infatti ne abbiamo uno qui. Questo è eucalipto? Sì. Guarda qua, questo è eucalipto. Sì, un po' più io. Ecco qua la sparatina, basta. Vedi, noi andiamo in giro e ne raccogliamo questi, ce li mangiamo. Aspetta, che occhio, eh. Tentando incontrare il suo migliore. Allora, cos'è questa, dicevi? Quello lì non è un asparago, quello alto alto là? Quale? No, questo mi sa che è asparago vero. Chi amo feio, bonito mi pare. Vedi com'è la parada. Poi ti faccia così la stradina. Ti dice di essere più dura. Ah, ok. Però dire la cosa sono un po' più da fronteggiarla. Mi te dà valore a chi meresi. A beleza sta dentro di você. 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 A beleza está dentro de você. A beleza está dentro de você. De você. A beleza está dentro de você. De você. A beleza está dentro de você. A beleza está dentro de você.
Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no smog. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up for later as I hit the dope. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light. Looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she could do it all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which park are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week messed around and got a triple-double. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe today was a good day. Drove to the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday them fools tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a brother's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house, they was watching you on TV raps. What's the haps on the craps? Shake em up, shake em up, shake em up, shake em. Roll em in a circle of homies and watch me break em with a 7. 7-Eleven, 7-Eleven, 7 even back though, little Joe. I picked up the cash flow. Then we play bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got pills, I'm such a... Yeah. Ed è per niente che me ne Mauri, come l'hai sempre yeah. È per paura che si atteggiano street pure una certa yeah. Fan, ed è insicura se si finge una bici yeah. Per il consenso andiamo a cercare un posticino yeah. Che ci hanno consigliato i local per andare a mangiare qualcosina. Qui le strade sono molto allarghe, bisogna stare cioè, si passa l'autotreno. C'è molto traffico, c'è molta gente per strada. Una mini città fantasma. Allora qua, destra o sinistra? Dobbiamo andare su o giù? Destra. Destra. È il shop Lodo. Il shop Lodo, mini market chiuso ovviamente, perché chi cazzo deve comprare? Il mini market è molto interessante. Questo è chiuso. È chiuso, questa cassa di piante, zia. Minchia, veramente potentissime. Adesso qui fare un bel ristoro, magari la chiesa. Vai, vai. Che meraviglia. Oh, stiamo andando in un posto dove non prende poi il telefono, eh? Che meraviglia. Ma dice che si sta male in Sardegna. Un attimino, dai, ma di cosa stiamo parlando? Dammi la GoPro per favore. Con la GoPro? Sì. Allora, la fame era tanta, quindi ci siamo fermati un attimino in un agriturismo in quel di Sardegna. E stiamo andando a chiedere se ci fanno assaggiare qualche specialità. Questo. Vieni. Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano.
Come caldo, dovrebbe portare allora, Gigi, ma pure le siate stanno come dolce, ma di cosa stiamo parlando? No, ma dimmi Bruno, vediamo cosa si capisce dalla cosa propone da casa per 10 euro. Allora, per 10 euro abbiamo il primo dritto fra pasta alla arrabbiata, pasta al pesto. Tu cosa hai da dire, Bruno? Poi abbiamo il Malureddos alla campidanese, il culo Jones della casa. Dejalo. Tu cerca dove cazzo sei sta qua, leggi di cosa c'è. Allora Leo, dove stiamo andando? Sei contento? Prima ti lamentavi un po', come mai? Sto merda, oh. Mi piace questo modo, devo riposare a casa. Guarda, ti lascio al poeta e torni da sola a casa. È un merda questo cane. Guarda che telefono fa cadere. Allora dicevi? Che è un merda questo cane. Come mai? A me gli è bene da cantare. Oggi è venerdì e il corpo lo sa. Che qua no, è una canzone di Bob Marley. Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta. E ovviamente che non hanno deciso che Bob Marley è questo studioso. Dovevo fare un giro mostruoso. Io bastardo. Io metto anche questi clip, eh. Mettila. Che cazzo dove sei? Tac. Paura, devo fare. Tac. Fare un video. Ragazzi, proseguiamo il cammino verso la Strillosa. Se mai ci arriveremo. Esatto. Siamo partiti alle 10, sono quasi le 4, ancora la roba da bere. Esatto. Abbiamo bevuto un po' d'acqua. Com'è che stai girando tra 60 anni? Non vorrei mica far vedere il paesaggio. Guardate lì. La roccia spettacolare. Guarda molto il Gran Canyon. Ma qual è quella? Non si vede. Il boli di là. Il boli di là. Il cagnolino vuole essere in quella peggiore, infatti sta sentendo. No, non scende perché. Senza il nostro. Torna su!
l'armatrista. È un imbecille questo cazzo di cane. Guarda che calda la marmitta. Ti brasi la testa. Ti brasi. Ti devo punire, non ti ho mai punito, ma ti devo punire seriamente. Salta su subito, all'istante. Bravo, ben salto. Quanto è cannonato questo cane? Tanto, Quanto è cannonato? Importante, ultimamente. Sarà l'aria l'influenza sarda che lo accallona. Perché in quel di Milano non è così. Secondo me è più padrone milanese. È detto, detto da un sardo, eh? Certo che si vuole. Lo vuoi fare? Sì, stiamo riprendendo. Stiamo riprendendo.